Vediamo ora una rassegna di esercizi di respirazione. Ci posizioniamo schiena a terra, con le gambe piegate, in una situazione di relax assoluto. Posizioniamo un libro sull'addome e andiamo ad effettuare delle respirazioni, cercando in inspirazione di gonfiare l'addome ed in espirazione di sgonfiare l'addome. Andiamo a concentrare tutta la respirazione proprio nella zona addominale. Questo esercizio è molto importante per promuovere un relax di tutta la muscolatura di tutto il corpo, un relax mentale ed anche emotivo, e ci consente di centrarci sul corpo. Andando ad attivare un muscolo molto importante per la respirazione, che è il diaframma. L'esercizio numero 15 è ancora di respirazione, ma questa volta ci spostiamo sul torace. La posizione di partenza è sempre la stessa. Supini con la schiena ben aderente al pavimento. Andiamo questa volta a concentrare il respiro nella parte alta del tronco. E quindi in ispirazione andiamo a ricercare il sollevamento del libro e di tutta la cassa toracica, andando a tendere l'addome ogni volta che inspiriamo, ed ogni volta che espiriamo andiamo a svuotare la cassa toracica e a rilassare l'addome senza gonfiarlo. È molto importante la concentrazione sull'esecuzione dell'esercizio. È molto importante quindi creare un ambiente rilassante e senza distrazioni. Inspiriamo ed espiriamo. Cerchiamo di eseguire ogni esercizio per circa 10 respirazioni complete. Andiamo adesso ad eseguire l'esercizio numero 16, dove ci sdraiamo sul dorso e se avvertiamo l'esigenza di mettere un cuscino dietro la testa, possiamo farlo. Pieghiamo gli arti inferiori e chiudiamo gli occhi, effettuando delle respirazioni lente, spontanee e regolari. Raggiunto un discreto stato di rilassamento, proviamo a visualizzare l'immagine della nostra testa che diventa una palla e aumenta le sue dimensioni. La visualizzazione.